20.000 mi piace e qua sotto nei commenti diteci il giocatore mancante al centro della miniatura, nel tris. Tutti. Bella ragazzi, carichiamo ormai da Fuse Gamer. Oggi ragazzi siamo qui con un video incredibile perché oggi ragazzi siamo per la prima volta qui a giocare a tris, signori. Tris però con i calciatori di tutto il mondo, signori. Sono qui innanzitutto con Mirko e Mister. Salve. Wagyu, oggi un video specialissimo. Io vi dico, mi stavo preparando psicologicamente perché la mia emozione oggi è, non lo so, è talmente tanta che non riesco a descriverla. Perché io, prima di andare a dormire, prima di fare qualsiasi altra cosa, prima di prepararmi a un evento, a un qualcosa, qualsiasi cosa, guardo i video dei Gabbomen. Guardateli lì, ragazzi. Guarda, adesso li state vedendo. Io guardo solo i loro video. Sono i re di Tiki Taka Tu. Esatto, ragazzi, Tiki Taka Tu. Troppo buoni, ragazzi, veramente troppo buoni. Ciao a tutti comunque. Ciao a tutti. Ragazzi, per noi è un onore, soprattutto per me, che non so se Mirko è mister o gli veramente. Ma io mi metto, ve lo dico in napoletano, mi metto qua pulito prima di andare a dormire. Ma guarda Tiki Taka Tu di Fabio, che vince sempre, e Gabbomen. Ecco. Quindi, qua. Quindi diciamo che i video di Gabbomen fanno addormentare. Ma come? No, ho sbagliato il senso, cioè sono intrattenenti e ti rilassano. Esatto, sì. Oggi ragazzi, Fuse Gamer appunto contro Gabbomen. Una sfida. Io onestamente non voglio vincere, voglio far vincere loro, quindi vai, se comprometterò il tutto. Siamo noi. Ragazzi, oggi andremo a fare una sfida sia di Serie A che European League, quindi se non riusciamo a ricordarci di qualche calciatore, qua sotto nei commenti dovete dirci voi, nel mentre del video, quali calciatori hanno giocato sia in una squadra sia nell'altra. Mi raccomando, tantissimi mi piace per altri video del genere. Ragazzi, voi siete esperti, io ripeto, ho visto tanti, penso tutti i vostri video di Tiki Taka Tu, però avete qualcosa da dire, qualcosa da annunciare? Qualcosa da dire e qualcosa da annunciare. Io sono sicuro che a breve avrò dei vuoti di memoria clamorosi. Sicuro al 100%. Io do il meglio di me giocando contro di lui. Esatto. Proprio mi esalto. Quindi magari quando non sento la sfida o comunque non sono abituato a giocare contro una persona che non conosco bene, magari posso avere delle defaianze. Quindi sicuro. Ok. Vediamo. Non è vero, Gabbomen è d'accordo con me, sicuro non succederà. Però vediamo. Vabbè, andiamo avanti. Quindi Gabbo, per la prima volta tuo fratello sta con te. Noi siamo tre, voi siete due. Siamo un pochino avvantaggiati, però iniziamo. Vai. Ragazzi, allora, decidete anche voi, decidiamo insieme. Vi va bene questa schermata oppure andiamo avanti? su Senegal e Udinese, insomma. Allora, questo è un po', non dico per pro, però proviamo, sì. Dai, proviamo. Il primo lo proviamo. Si può fare. Allora ragazzi, dove andiamo per primo? Per me siamo sempre primi, per me sempre al centro. Al centro, quindi Lazio, Milan, Biglia. Beh, che dite? Subito. Io vedo i video loro, quindi so tutti. Ok. Preparatissimo. Attenzione, Io vedo i video vostri, voglio, non avete capito. Io vedo i video vostri, quindi sono tutti. Allora, io sì, in alto a sinistra ci andai tranquillamente, ma anche perché è fresco. Come facciamo a non dirlo? Non te sbaglio, Jordan, però, attenzione. No. Romelu Lukaku. Beh, se volete. Romelu Lukaku. Quindi, ragazzi, dove andiamo secondo voi? Cioè, la tecnica del tris, chi è più preparato? Io andrei, in realtà, infatti, se non vogliamo andare sul Senegal, troverei un Lazio-Roma. Lazio-Roma, vabbè, ce ne abbiamo tantissimi. Vabbè, metto il primo che mi viene in mente, 1987, quello mettono sempre loro, Pedro. E ci sta. Allora, siamo costretti a chiudervi su Lazio-Udinese. Ok. A me è venuto in mente un calciatore, e spero che Fabio converrà con me. Non so se voi lo sapevate, ma c'è un ex calciatore dell'Inter fresco, di nome Samir e di cognome Handanovic, che è un ex giocatore della Lazio. Ha giocato nella Lazio. Sì. Una sola partita. Una partita. Come una? Come cacchio lo sapete? Allora, raga, per me dobbiamo andare a Belgio Milan. Anche se poi io direi Belgio Milan. Belgio Milan, De Ketelaere, ci sta. Ok ragazzi, noi abbiamo messo Charles De Ketelaere, adesso vogliamo Senegal Milan. Fabio, c'ha la faccia di uno che lo sa. Io in realtà sul Senegal c'ho sempre la solita problematica, ma non perché il Senegal in particolare, perché confondo sistematicamente Senegal, Ghana, Nigeria, tutte le nazionali africane. Per me non dico che sono tutte uguali, però veramente faccio difficoltà nel ricordare i calciatori da quale nazione provengono. Te fidi di me? Vai. Sì, però... mi fido, se lo sai, certo, come no.
Però dipende se te fidi di me come Nainggolan a Capodanno. Perché no, no, poi, ma... per la cosa Capodanno te dovresti fidare. No, 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 però mi fido, dai, famo che mi fido. Io c'ho in mente solo un calciatore, ma non mi ricordo. Vai, se dillo, è senegalese. Dillo. Però ci provo. Taiwo? No! No. Oddio, Anto, ragazzi, Taiwo è l'unico che è nigeriano. Ragazzi, mister ce l'ha. E mister è a livello del buon Fabio. Mister. Vai. Perché Ballo Touré dovrebbe essere senegalese. Sì. È Senegal. Fode sì, Ballo Touré. Assolutamente sì. Fode Ballo Touré, sì. È lui. Fode Ballo Touré! 1-0 noi. Cominciamo noi, allora cominciamo. Roma Juventus va semplice. Ce ne stanno 14, semplice. Però andiamo su uno dei più semplici, Milan Pjanic. Uno dei più recenti soprattutto. Manco più tanto recente. Vabbè. Lazio Copa America. Lazio Copa America Correa, ragazzi. Correa è stato Correa ha vinto la Coppa America. Allora, vostro turno, vai. Facciamo così, Fabio, che ne dici? Dove andiamo innanzitutto? Che casella pensi possa essere? Allora, io andrei ad occupare. Qua. Bravo, sì. Andiamo su, dai, dimmi uno te, se no io dico tutti io. Però. Non andiamo troppo sul difficile. 87, eccolo. Ok. Pedro, Roma Verona, ragazzi, Caprari, vabbè, penso. Caprari. Ma lo sapevo, sento digitale. Esatto. Sento già battere Gianluca Caprari, bravissimo. No, io ma no, molto bravissimo bello. Il calcio, cioè l'ho preso da voi. Non mi guarda i video, non è una postazione. E sì, Lazio Fiorentina? Mm-hmm. Ce l'hai? Lazio Fiorentina. Sì, okay. De Silvestri, ragazzi. Lazio Fiorentina. De Silvestri. Dobbiamo andare per forza qua Coppa America Verona. E se qua. Allora, posso dire la verità? Io qua andrei di Verona Fiorentina. Ma loro. Ma Coppa America Verona lo sanno, ragazzi. No, aspetta. Non lo sa. Voi lo sapete. Io ce l'ho. Ce l'hai uno. Allora, potrebbe essere. Allora, fate conto che Verona Fiorentina sicuro lo sanno. Verona Coppa America, vai. Allora, a me viene in mente. Non so se Caceres. L'Uruguay ha vinto la Coppa America. Ha vinto la Coppa America l'Uruguay. Ha vinto, ha giocato. Ha giocato e in quella Coppa America, ho capito, quella del 2014, dici tu, o 2010, quello che. Quella là con Forlan, dici tu. Ok, andiamo con Martin Caceres. Oh, mister. Era troppo semplice, appetibile. Verona Fiorentina. Avresti saputo poi Verona Coppa America. Sì, io era l'unico che in realtà ho puntato lì apposta sul Lazio Fiorentina in modo tale che poi ho sperato che voi non lo sapeste. E invece. Allora, mo qua ci hanno fregato doppiamente, però. Sì. Abbiamo sbagliato a giocare. Abbiamo sbagliato a giocare, sì. Guardate lì, sono andato per fregare e siamo rimasti. Fregati. Vai, andate. E che se allora vinciamo questa poi abbiamo vinto. Semplice. Di Maria. Vai, Di Maria con la Juve. Ragazzi, Verona Fiorentina, okay. Non possiamo sbagliare. Verona Fiorentina. Vi ricordate Verona Fiorentina? No, è 2-0, ragazzi. Mirko? Verona Fiorentina, Mirko, è 2-0. Il nostro attaccante. È semplicissimo. Di riserva. Ciolito! Simeone! Ragazzi, 2-0. Non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo. Adesso mi invito per l'European. Vai. Oh, ragazzi. Bello, eh? Ragazzi, iniziamo noi. City Liverpool Sterling. Bravo. Sterling il primo, vai. Vai subito Italia Ajax Lucca. Per forza. Lucca. Vabbè, bastardo. Questo era uno dei più appetibili. Italiano Real. Oh, aspetta, perché ce l'ho nel caso. Io ce l'ho anche. Italiano Real, andiamo. Vabbè, ovviamente ragazzi, stiamo pensando tutti a lui. Ah, l'altro. Il preferito di Gabbo, man. L'intenditore. Un francese della. Allora, raga, Ajax Francia non è. Attenzione. Allora, con calma. A chi stai a pensare? L'unico nome Ajax Francia che c'ho in mente? Trabelsi. Sì. Non se lo ricorderà. Cazzo, hai preso, Fabio. Proviamo a mettere. Vai, prova. Dai, tanto male. Vai, andate. Non è francese. Infatti, mi ricordo. Allora, ragazzi, era francese. Dobbiamo provare Pires. Pires è esotico. Però, Gabriele Roberto. Pensa Roberto. Robert Pires. No. Vabbè, ragazzi. No. Quindi la palla ripassa a noi. Che ci inventiamo? Allora, cambiamo gioco. Cambiamo completamente gioco. Anche se là in mezzo ci hanno fregato, perché ci abbiamo un po' tutto bloccato. Ma dipende tutto da quello. Per esatto. Senti, vai qua e metti Cipriziste. Cipriziste. Sì, ok. Sì. Diremmi qua. Andiamo tutto a destra. Qua? Sì,
Ok, quindi City Real. City Real. Oh, ma Brahim Diaz non ha giocato nel City? Sì, 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 Brahim Diaz. Ok. Brahim Diaz. City ha giocato. Sì, sì, sì. Bravi, okay, ragazzi. Ma i calci piscano. Vabbè, Camavinga, Tchouaméni, come mette Zidane. Francese Real. Ok, però ci abbiamo Ajax City, ragazzi. Ci abbiamo Ajax City, eh. Ah, è vero. Secondo me, qua, Ajax City, qua, è vero. Secondo me possiamo arrivarci. Francese, City, Francese, Ajax, posso capire. Però City, doppia Ajax, possibilità, eh. Che? Nel City? Sì. Vai. Però non so se ha giocato con l'Ajax. Vai. A che? A che? Oddio, perché olandese dici tu? Ma il giovanile, che cazzo ne so. A che? Allora, a che? Se non sbaglio, non lo so. Dobbiamo provare, vai giù. Intuizione di Mirko. No, è nata, ne è nata una che. Non ha giocato. No. Non è facile, eh. So entrambe molto difficili far. Francese dell'Ajax, chiudiamo la partita. Tu non. Cioè, io ho detto Ajax Francia mi sta manna in corto. Ma a me pure Ajax City al pari. Ajax City. Sì. Sì, sì. Prova a coprillata, prova a mettere questo, dai. No, no, ce l'ha, ragazzi. No, è un tentativo. No, no, niente, ragazzi. Pienar avevamo messo, ma. Steven Pienar. Mi ricordo che dall'Ajax andò in Premier, ma ovviamente non al City. Sto pensando ai recenti. De Jong ha giocato con l'Ajax. Quello velato. Quello della finale di Champions. Ah, Nigel De Jong. Nigel De Jong, ragazzi. Porca miseria. No, Nigel De Jong. Perché ho detto De Jong, ragazzi, ho detto De Jong, ma quello del Barça, è mister, ha pensato. De Jong, ragazzi, bravi, bravissimi. De Jong. L'avevo completamente rimosso. Io pure. Poi questo è bello, si può fare, secondo me finirà in pareggio, però si può fare. No, questa si può fare. Dai, è abbastanza fattibile. Vai, dai, cominciate voi, vai. Dal centro, ovviamente. Sempre Inter Real. Vabbè, penso ce ne stanno. Era 76. Metti Roberto Carlos. Ah, vabbè, no? Dai. Pensiamo già dove mettere. Ci stanno 30 Ronaldo. Appunto. Ok. In fianco, non sicuro. Mettere in alta sinistra. In alta sinistra, Borussia, Barcellona. No, penso Dembélé. Ousmane Dembélé. Bene, semplice. Ma, che hai detto tu, Mirko? Lewandowski. Ci sta. No, mettiamo Lewandowski. Hai ragione, Mirko. È bello Lewandowski. È bello Lewandowski, ci sta. Allora. Noi andiamo abbastanza easy anche con Bayern Barcellona e vi copiamo la scelta. Borussia-Brasile, ragazzi, allora io mi ricordo quel difensore centrale, Dante, possibile ha giocato al Borussia, no, ha giocato nel Bayern. Allora Nando, una cosa del genere, perché sempre per FIFA. Vediamo se non Andrei. No, Andrei no. Ragazzi, no. Tocca no, ragazzi, a noi. Sbagliato. Ma no, ragazzi, ma sbagliato. Poi. Avete uscito Nando? No, non era Nando, oddio. Oddio. Sul piatto d'argento, gliel'hai dato. Scusa, no, sapete. È amoroso, ragazzi. Allora, facciamo una cosa, ragazzi. Sì. Siamo sul punteggio di 1-1. Sì. Se vinciamo noi questa, abbiamo vinto noi. Se vincono loro, si fa magari una bella oppure finirà in pareggio. Una vediamo. Una di Serie A facciamo. Vabbè. Una sola di Serie A. Nel caso, facciamo una di Serie A. Cominciamo noi? Allora, sì, cominciamo noi. Io direi però di dover cominciare necessariamente dal centro. Ma io non c'ho mente. Se c'è andando mente su Real Madrid Ajax, sì, io ce l'ho. Vai. Klaasian Huntelaar. Wow. Ok, andiamo con Ajax. Beh, non ho scordato Huntelaar a Real Madrid addirittura. Andiamo con il nostro capitano. Vai. Dove andare per forza qua. Vabbè, ragazzi. No, ce l'ho. Il centrocampista. No, il centrocampista. Blind. Danny Blind o Blind? Vabbè, qua Dale e Danny, ragazzi. Dai. Avete capito il Blind che intendiamo? Andiamo a rischiare. Non è Danny. No. Oh! E qua ce l'ho io, ragazzi. E qua ce l'ho tu, io. Che palle, questo Lisandro Martinez. Allora, ragazzi, adesso faremo la bella di Serie A. Chi vince regna. Vai, secca. Vai. Questo si può fare, vai. Ci si può provare, ci partiamo si può provare, noi. Dai. Inter Lazio, Mihajlovic, Sinisa, vai. Ok. Vai, ragazzi. Chi vince questa regna. Ce l'hai, sì. Sì, ce n'ho 4-5. Bella numerata. Allora andiamo con un altro. Non il capitano, ma il buon Federico Chiesa. Buono. No, ti prego, fai che non c'è. Ok. Inter Spagna. No. Fresco. Inter Spagna, beh, ce l'abbiamo. Inter Spagna.
Ce ne stanno pochi. Oh, aiuta, dai. Porca Valero. Mamma mia, porca Valero. Ci ho sperato, ragazzi. Ci ho sperato. Vai. È abbastanza dai. Easy. Andiamo a coprire. Nicolò Sbarirova. Ragazzi, allora, Sassuolo europeo. Berardi ha giocato nell'europeo. Vabbè, mettiamolo Catelli per sicurezza, Manuel. Allora, finiamo in pareggio. Ragazzi, faremo una bella rivincita sul canale di Gabboman. Perché voglio, non ne usciamo. Cioè, io credo che siamo veramente ad armi pari. Siamo 3 contro 2. Bella sfida, però. Il buon Fabio e Gabboman, voglio. Io lo sapevo che ci andavano dentro. Ci andavano dentro. E io pensavo di batterli. Dopo il primo turno, i primi turni, pensavo di batterli. Invece, pure noi pensavamo sono risorti. Quindi, voglio, mi raccomando, vi lascio in descrizione il canale di Gabboman. Iscrivetevi tutti quanti. Iscrivete anche al nostro canale. Devono arrivare anche loro al milione. Mi raccomando. Che dire, voglio, ringrazio Mirk e Mister per la loro intelligenza. Perché hanno messo loro il tutto. Io non ho fatto proprio niente. Siamo divertiti, ragazzi. Tu hai copiato loro. Vero, vero, io ho copiato loro vedendo i loro video. E ringrazio il buon Fabio e il buon Gabboman per la disponibilità. Grazie per, a voi, insomma, grazie a voi per l'invito. È stata una bella partita. Non vedo l'ora di rivedervi per la rivincita. Io lo dico qui, io la voglio fare dal vivo. Vedete voi, va ci dobbiamo organizzare. Facciamo una rivincita dal vivo. Va e chi perde paga la pizza. Chi perde paga la pizza. Ci sono. Carbonara a Roma. Chi perde traganna l'acqua. Esatto. 100% gas. Maglia Lazio o maglia Juve? Indosso. Ci va sta, bene. Io tanto già ragazzi, l'ho fatto, quindi. Infatti sì, lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale, noi ci ripecchiamo in un prossimo video. Bella ragazzi. Ciao, Giu. Ciao. Ciao ragazzi.